è una grande straordinaria opportunità per tutto il territorio provinciale, naturalmente soprattutto per le nostre città. Noi riusciremo perciò a sostituire un edificio vetusto, da 20 anni ormai non si sapeva cosa farne, dell'ex ospedale civile di via Vittorio Veneto, e riusciremo a realizzare, insediare in quel posto il primo campus in tutta la regione, dove due edifici scolastici con oltre 600 allievi ciascuno, mi riferisco allo SLAT per di via Diaz e a Galilei, riusciremo perciò a trasferirli dotandoli di tutte le strutture, perciò dall'auditorium, la mensa, palestra, laboratori e tutto quello che servirà in divenire, anche perciò per le esigenze della didattica dei nostri ragazzi dei mercati nei prossimi anni. È un grandissimo risultato, naturalmente non posso che ringraziare l'amministrazione regionale per aver voluto investire a Gorizia, pensando anche al numero importante di goriziani che studiano oltre confine e viceversa sloveni che studiano a Gorizia. L'intervento sulla città di Gorizia è il nuovo modo di concepire l'edilizia scolastica, facendoci immaginare non semplicemente l'utilizzo di vecchi spazi con gli adeguamenti necessari, ma facendoci immaginare nuovi spazi perfetti per la nuova didattica, per i nuovi momenti di integrazione importante tra il mondo della scuola e il mondo delle attività produttive, e per dare agli studenti quella possibilità di avere a disposizione laboratori che sono necessari per il loro successivo ingresso anche all'interno del mondo del lavoro. Che sono molto soddisfatto dell'idea che ha avuto Gorizia di inventare, tra virgolette, questo campus, perché è una novità assoluta per tutta la regione, che dà una risposta non solo a Gorizia, ma io penso anche a tutto il territorio circostante. E poi soprattutto l'idea di rimettere a nuovo, con una nuova dimensione, con le nuove esigenze che ci sono dal punto di vista anche didattico, è l'idea vincente sia dal punto di vista gestionale ma anche appunto scolastico.